Una volta le band, anche quelle più leggendarie, andavano leggermente fuori tempo, salivano e scendevano di volume, avevano delle leggere stonature. Oggi tutto è perfetto. Sono i musicisti ad essere più bravi o è merito di qualcos'altro? Oggi vedremo come il computer ha di fatto ucciso lo spirito della musica rock. Sigla. Ciao, sono Claudio. Il rock and roll nasce come genere di ribellione ed è quindi per definizione un genere energico, emotivo, istintivo e per questo imperfetto. Col passare dei decenni, accanto agli strumenti tradizionali come chitarre, batterie, bassi, si sono affiancati altri strumenti, non ultimo il computer, che hanno permesso di limare tutte le varie imprecisioni e di rendere tutto perfetto, di fatto disumanizzando un po' la musica. Ma questo eccesso di precisione ha in una certa misura ucciso lo spirito originario del rock, che è un genere esuberante e libero e non andrebbe ingabbiato in queste sbarre tecnologiche. Nel video di oggi vedremo le quattro dimensioni in cui il computer ha ucciso la musica rock e lo faremo con degli esempi tecnici precisi per farti capire cosa all'atto pratico è cambiato rispetto a un tempo. Fammi sapere qual è la tua opinione su questo argomento nei commenti qui sotto e lascia magari un bel like se ti è piaciuto questo video. Ti ricordo anche che puoi scoprire come studiare chitarra con i miei corsi online cliccando sulla piccola i qui in alto. Ma ora cominciamo! Come ti ho detto, ci sono quattro dimensioni principali in cui il computer è intervenuto e sono tempo, dinamica, intonazione e suono. E l'ho fatto attraverso i processi tecnici della quantizzazione, della compressione, dell'autotuning e, a seconda del contesto e dello strumento che stiamo considerando, modeling, profiling o triggering. Questi sono sicuramente strumenti utilissimi, ma l'eccesso nell'utilizzo di tutti loro assieme ha portato di fatto ad una disumanizzazione delle registrazioni odierne. Ma vediamoli adesso uno per uno. Parliamo di ritmo. Nei primi decenni di musica registrata e comunque della musica popolare, nessuno registrava sulla base del metronomo e quindi c'era spazio per le band per accelerare e rallentare. L'introduzione dell'uso del metronomo in registrazione, diciamo a partire dagli anni 80, ha già in parte disumanizzato le performance e rese più meccaniche perché non lasciava spazio appunto per l'accelerazione e il rallentamento, ma lasciava comunque un po' di spazio per l'interpretazione, nel senso che pur suonando sul metronomo si poteva dare comunque un feel più avanti, più indietro di alcune parti. Quello che è intervenuto ad uccidere il feel ritmico è stata la quantizzazione, ovvero tutte le note vengono messe perfettamente sulla griglia del tempo. L'origine storica di questo va ricercata all'inizio degli anni 80 con l'introduzione della tecnologia o linguaggio MIDI, che permette di prendere strumenti elettronici musicali diversi e di metterli in comunicazione. E un elemento fondamentale è stato il MIDI clock, ovvero il metronomo MIDI che permette di sincronizzare diversi strumenti alla stessa velocità. Ed è stato un po' l'antenato dei moderni sequencer, inclusi all'interno delle Digital Audio Workstation o DAW, che si sono diffuse a partire dagli anni 2000 e che usiamo ancora oggi, come Cubase, Logic e mille altri. Andiamo a vedere come funziona all'atto pratico. Registro una parte di chitarra sulla base di questo metronomo. Bene, se analizziamo la parte, notiamo che sicuramente è a tempo, essendo stata registrata su metronomo, ma rispetto alle linee che rappresentano i quarti sulla griglia del sequencer, ci sono alcune imprecisioni, come ad esempio la prima nota, vedi che è stata suonata leggermente in anticipo rispetto al tempo, ma anche se andiamo ad analizzare in altri punti, ci sono sicuramente altre piccole sbavature. Qui, per esempio, sono stato un pochino indietro, quindi in ritardo rispetto alla linea del tempo. E questo rappresenta appunto la dimensione umana della musica che ci deve essere. In più notiamo che il file è una cosa unica, cioè vediamo le singole note presenti all'interno dell'esecuzione, ma il file è ancora un qualcosa di unico, un tutt'uno. Ma vediamo cosa succede se io invece utilizzo una tastiera collegata via MIDI al sequencer. Quindi mando il metronomo.
ecco, anche qui possiamo vedere come la parte, nonostante sia stata suonata su metronomo, essendo stata suonata comunque libera, ha alcune imprecisioni, quindi tutte queste note partono ad esempio leggermente prima rispetto alla linea del tempo, rispetto alla griglia del quarto. Ecco, il linguaggio MIDI ha però permesso di trasformare tutti gli impulsi di ogni singola nota in un rettangolo, quindi c'è questa rappresentazione grafica, quindi abbiamo questi rettangolini che rappresentano appunto come le note stanno sul tempo. Io ora posso selezionarle tutte e andare a selezionare l'ottavo come figura ritmica di base che mi interessa e procedere alla quantizzazione, quindi vedrai che tra poco tutte le note andranno in griglia, ovvero diventeranno perfettamente a tempo. Procediamo alla quantizzazione. Ok, hai visto che tutte le note si sono spostate magicamente, perfettamente a tempo. Beh, questo si può fare un po' su tutti gli strumenti, ma un uso massiccio viene fatto sulla batteria. Quindi se prendiamo questa parte di batteria che è stata suonata libera sul tempo, ascoltiamola un attimo. E l'analizziamo più nel dettaglio, possiamo notare che ci sono delle piccole imprecisioni, delle piccole sbavature. Vedi che ad esempio questa nota non è perfettamente in griglia, anche queste due non sono perfettamente in griglia e anche questa non lo è. E anche su questa batteria io potrei selezionare tutto e andare sulla base di ottavi o di sedicesimi anche a magicamente portare tutto in griglia. Ora la batteria è stata quantizzata e suona perfettamente a tempo, ma ora sembra un robot che suona. Quindi in questo modo un'esecuzione scadente dal punto di vista del tempo può facilmente essere raddrizzata, come si suol dire. E questo può essere fatto non solo sulle tracce MIDI, ma anche sulle tracce audio. Quindi la quantizzazione può essere utilizzata anche sulle tracce audio. Ma non solo, posso anche procedere con dell'editing manuale. Quindi se c'è un singolo colpo, una singola nota fuori tempo, posso tranquillamente intervenire in questo modo, andare a tagliare la parte che mi interessa e in questo modo isolarla. E dopodiché metterla tranquillamente sul tempo, in questo modo la sposto manualmente così che tutto vada perfettamente in griglia. Beh, questo è un primo grande elemento di disumanizzazione della musica. Basta prendere alcuni brani registrati entro gli anni 90, prendiamo, non so, una Back in Black degli AC/DC per rendersi conto che fluttuano sul metronomo. Back in Black passa da circa 90 bpm a metronomo fino a 95 bpm. E questo perché succede? Perché sono stati suonati da musicisti veri, liberi di suonare e senza il bisogno di riportare tutto in griglia. Ma ora parliamo del secondo elemento, la dinamica. I dischi di oggi suonano ad un volume più alto, ma perché questo succede? È grazie ad effetti come compressori e limiter. Sicuramente i compressori esistevano già ed erano abbondantemente usati negli anni 60, ma più come effetto sonoro, basta ascoltare una batteria dei Beatles per rendersene conto. Beh, fantastico. Oggigiorno però compressori e limiter vengono usati a tutti i livelli, quindi in fase di registrazione, in fase di missaggio, sui singoli strumenti, sull'intera traccia audio e sul mix nella fase di mastering. Semplificando molto il concetto per chi non sa come funzionano questi dispositivi, tendono a limitare l'escursione dinamica delle parti, quindi tendono a prendere le parti più basse dinamicamente, suonate più piano e le portano ad un volume più alto, e tendono a prendere i picchi dinamici più alti, quindi le parti suonate più forte e le portano ad un volume più basso. E questo può essere molto utile ed è alla base delle produzioni musicali moderne, ma l'estremizzazione, quindi l'uso eccessivo di questi dispositivi, uccide la dinamica musicale. E questo è un impoverimento, e soprattutto le versioni digitali, quindi i plugin che si sono diffusi a partire dagli anni 90, hanno un po' contribuito all'estremizzazione dell'uso di questi dispositivi e appunto ad uccidere in una qualche misura la dinamica della musica. Per farti capire meglio cosa succede a livello tecnico, guardiamo l'immagine di un file audio non limitato, quindi non passato in un limiter, e notiamo che la forma d'onda è più stretta in alcuni punti, più larga in altri punti. Quindi in sostanza c'è un passaggio dinamico, una gamma dinamica, c'è un piano e un forte. Se poi guardiamo invece un file passato nel limiter, vediamo che tutto viene portato all'estremo, tutto viene portato in su di volume, e questo a discapito poi dopo appunto dei passaggi dinamici e delle differenze dinamiche. E negli ultimi 20 anni è proprio la gara, la corsa al volume più alto del proprio disco che ha portato appunto a questa situazione. La magia dei dischi pre anni 90 sta proprio nel fatto di non avere appunto questa ossessione per il volume alto, di avere maggior spazio per le dinamiche. Ed è per questo che è così difficile quando si fa un remaster di un disco vecchio, per esempio le Zeppelin hanno fatto dei remastering di tutti i loro dischi, è difficile appunto trovare un equilibrio tra un mastering moderno per il mercato discografico odierno e il rispetto delle dinamiche che erano state pensate a suo tempo.
Ma non si tratta di una mera questione tecnologica, è anche diventata una questione davvero culturale, questa corsa al volume, all'impatto, alla botta, come si suol dire, che ha modificato l'approccio dei musicisti, ha modificato il loro modo di suonare e anche il modo di concepire la musica. Prendiamo un brano che tutti noi chitarristi conosciamo, che è Tunnel of Love dei Dire Straits, prendiamola solo, in particolare all'inizio, con quelle frasi quasi sussurrate, suonate pianissimo. Ecco, oggi un approccio del genere è anacronistico ed è davvero molto poco diffuso proprio per via di questa cultura del tutto a volume massimo. Quindi anche questo elemento dinamico ha sicuramente contribuito a disumanizzare la musica. Oggi ascoltiamo dei dischi che sono sicuramente ad un volume più alto, ma anche terribilmente più piatti. Ora parliamo di intonazione. Beh, questo elemento dell'autotuner, del correggere parti vocali stonate, è quello che forse è più conosciuto anche dai meno esperti, dai non addetti ai lavori in fatto di produzione musicale. Tutto è partito verso la fine degli anni 90 con il brano Believe di Cher, in cui l'autotuner era usato in quel caso come effetto vocale, quindi non tanto per correggere un problema di intonazione, ma proprio come effetto, come idea sonora. E da lì in avanti questo strumento è stato preso invece come strumento di correzione, quindi un po' come si fa con la quantizzazione per riportare in griglia, in un certo senso, le parti vocali stonate. Ma facciamo anche qui un esempio pratico, ora canterò una parte volutamente stonata e vediamo cosa succede con l'autotune. Bene, ora registrerò una semplice parte vocale in cui cercherò di fare l'ultima nota stonata, in particolare calante. Andiamo a sentire. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Andiamo a risentire. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Beh, l'ultima nota è evidentemente calante, evidentemente stonata, ma con questo plugin, che è un plugin qualsiasi, che si chiama G-Snap, andiamo a filtrare la parte e andiamo a risentire adesso l'ultima nota, mettiamo l'attenzione proprio lì. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Senti che l'ha rintonata, no? Prima era così, ascoltiamo solo l'ultima parte. Mother Mary comes to me. Calante. Con il plugin acceso, Mother Mary comes to me. Tende a reintonarla, no? E questo non è nemmeno tra i plugin più potenti, perché con uno come ad esempio Melodyne, dove c'è una vera e propria griglia, possiamo davvero, un po' come facevamo per la quantizzazione, andiamo a prendere ogni singola nota e la possiamo aggiustare, quindi c'è sia un processo automatico che permette di intervenire su tutta la traccia in maniera appunto automatica, oppure possiamo intervenire e cesellare ogni singola nota. Nei dischi di una volta capitava spesso di sentire delle parti leggermente stonate, pensiamo ad esempio alle parti vocali di un David Bowie, ma la magia stava tutta lì e andare a correggere, autotunare delle parti del genere appunto va ad uccidere la magia. Quindi al netto della questione morale e etica, e per cui tra l'altro si viene smascherati se non si sa cantare quando si va dal vivo, c'è anche sempre un discorso di disumanizzazione, deumanizzazione delle parti che è causata in larga parte anche dall'utilizzo dell'autotune. E portiamoci quindi sul quarto elemento, che è quello del suono, della sostituzione del suono, quindi in cui andiamo a prendere il suono originale e a sostituirlo con un suono registrato altrove o generato artificialmente. Ecco, questo processo può avere nomi diversi a seconda dello strumento che stiamo considerando, del contesto e anche della marca in un certo senso, quindi se parliamo di batteria ad esempio parliamo di triggerare la batteria, ovvero di prendere i singoli pezzi della batteria e andare a sostituirne il suono con dei campioni registrati altrove. Se invece parliamo di chitarra si parla di simulazione di cabinet ad esempio o di amplificatori o di modeling, cioè modellazione appunto degli amplificatori e dei suoni stessi, o entrando più nello specifico per quanto riguarda l'utilizzo del Kemper, che è un amplificatore digitale molto usato negli ultimi anni, si parla invece di profilazione. Ma per quanto si usino nomi diversi e denominazioni diverse e anche tecnologie diverse per raggiungere il risultato, il concetto è un po' sempre lo stesso, cioè prendere il suono originale dello strumento e diciamo perderlo e guadagnare invece un altro suono concepito in un altro modo o da un'altra parte. Per quanto riguarda le batterie, ti faccio un esempio utilizzando Addictive Drums, non è propriamente un trigger, nel senso che il trigger di solito si fa su delle tracce audio. Qui ora io sto lavorando su una traccia MIDI, ma è per darti l'idea di come si possa facilmente con questi software cambiare anche delle singole parti di una batteria. Quindi per esempio ascoltiamo questo rullante, ma posso anche utilizzare un rullante diverso, tipo questo o ancora questo.
o ancora questo. Senti che suona completamente diverso, la stessa cosa la posso fare con la cassa, andiamo a sentirla anche da sola. Posso cambiare strumento. E senti che il suono cambia, no? Ma posso anche decidere di utilizzare dei kit completamente diversi, quindi proprio cambiare totalmente kit, per esempio quest'altro. O ancora una cosa completamente diversa. O ancora diversa. Quindi vedi che abbiamo la possibilità di intervenire sull'intero kit cambiandolo, oppure modificando il singolo pezzo, la singola parte della batteria, ma anche di avere ad esempio dei bit completi, quindi delle parti di batteria suonate completamente midizzate a nostra disposizione. Sentiamo. Quindi abbiamo a disposizione le parti più diverse. Parlando di tastiere, le tastiere sono state le prime ad essere coinvolte dalla rivoluzione digitale all'inizio degli anni 80 e quindi a darci la possibilità di avere infiniti suoni a bordo dello stesso dispositivo, no? Quindi siamo abituati già da quelle tastiere digitali e poi dopo la stessa cosa la ritroviamo anche all'interno dei nostri software, dove noi appunto abbiamo a disposizione un pianoforte e possiamo in un batter d'occhio scegliere di avere a disposizione ad esempio un synth o un organo o qualsiasi altro tipo di tastiera, come anche ad esempio delle sezioni d'archi. E anche con la chitarra, come abbiamo detto, abbiamo a disposizione infinite soluzioni. Il digitale di oggi è veramente un universo e non basterebbe un video per parlare anche soltanto di questo elemento. Quindi citiamo a titolo esemplificativo i classici software come Guitar Rig o Amplitube, in cui noi abbiamo a disposizione tutta una serie di simulazioni di amplificatori, ma anche dei preset in cui io posso combinare amplificatori di vario tipo. Questo ad esempio è un simil Fender, no? Oppure effetti vari, mixer, riverberi, c'è un po' di tutto, no? Quindi abbiamo veramente un mondo totalmente vasto e possiamo in un attimo far cambiare drasticamente il suono alla nostra chitarra. Ma citiamo anche i più recenti come concezione Impulse Responses o IR o IR, che permettono appunto di avere delle vere registrazioni o clonazioni di speaker per chitarra, quindi di casse che possiamo poi dopo riutilizzare. Qui ti faccio vedere ad esempio l'interfaccia della Two Notes, che permette appunto di scegliere svariati tipi di casse, svariati tipi di amplificatori con anche i microfoni, la distanza, ed è un apparecchio assolutamente versatile che permette anche qui davvero in un attimo di far cambiare completamente il nostro suono e di aggiungere poi dopo anche effetti, riverberi, agire a livello di equalizzazione, di compressore, quindi in sostanza una capacità e una possibilità di intervento totale. E un ultimo esempio che abbiamo già citato è quello del mondo camper, in cui si va a profilare i suoni, quindi davvero a clonare intere catene di suono fatte da chitarre, amplificatori ed effetti che poi appunto possiamo riprodurre con il nostro dispositivo camper. Ma sono solo davvero esempi, perché ci sono davvero decine di altri dispositivi, pedaliere, anche software, app che possiamo utilizzare per appunto modificare e clonare altri suoni e averli a nostra disposizione, il che è una potenzialità veramente impressionante. Ma una cosa è certa: si rischia di perdere quello che era il carattere originale dei nostri strumenti. Bene, siamo alla fine di questo viaggio, abbiamo visto come i computer e le tecnologie digitali in generale abbiano completamente rivoluzionato il modo di fare musica. E a riguardo ci sono sostanzialmente due scuole di pensiero: chi rimane legato alla old school, quindi al vecchio modo di produrre la musica, fatto di amplificatori veri, di chitarre, di microfoni, e chi dall'altra parte invece abbraccia totalmente questo nuovo mondo, cercando di sfruttarne appieno tutte le potenzialità. Ma è abbastanza innegabile che qualcosa oggi sia andato perso e tutta questa corsa alla perfezione ha di fatto ucciso determinate dinamiche, determinate pratiche e approcci al fare musica, oggi considerati retrogradi, obsoleti, imperfetti e quindi non più al passo con i tempi.
ma è proprio grazie a questa imperfezione che il rock in 50 anni ha espresso il suo spirito di libertà, e per questo motivo è stato amato da milioni e milioni di persone. Beh, io credo che questo spirito, questo senso di libertà vada assolutamente preservato. Beh, io spero con tutto il cuore che tu abbia trovato questo video e questo viaggio utile ed interessante. Fammi sapere la tua opinione nei commenti qui sotto e noi ci vediamo nei prossimi video, che siano di didattica musicale o su argomenti più generalmente musicali come questo. Ciao e a presto!